Salve a tutti ragazzi e bentrovati qui su Retro Gamers. Come vedete oggi siamo sul gioco di Jurassic Park, la versione per Mega Drive o Genesis, come vi trovate, perché come sapete su Super Nintendo è tutto diverso. Si tratta di un platform sparatutto sostanzialmente, più o meno perché poi in realtà non è che ammazzi i nemici ma li addormenta. Ha questa interessante opzione che è player, perché potremmo scegliere se fare Grunt o Raptor. E ovviamente avranno abilità e storie diverse, quindi molto molto interessante, ma cominciamo subito. Quindi esattamente come il film mentre noi siamo in tour, però sembra che ci siamo solo noi, comunque, eccolo qua. Io per quanto riguarda i film, sì, mi piacciono abbastanza, non sono un grande fan, riconosco che sono abbastanza carini, anche Jurassic World mi piace, quindi proprio non ho nessun problema. E sostanzialmente qua ci fa il recap, che la casa, la nostra, che il T-Rex ci ha distrutto la macchina. Le inferriate elettriche sono state distrutte, i dinosauri sono spesi per tutta l'isola e quindi dobbiamo tornare alla Power Station. Va bene. Come vi dicevo, cazzo, cazzo. Eh sì, quella miseria. Vai via, vai via, salta. Ma con quale fisica lo stai facendo? Ah, prima o poi va giù, meno male. E come vedete, respira. Ci tenevano tanto a farci capire che non fosse morto. Dei polmoni incredibili. Comunque, anche comunque lui salta. In un modo pazzesco, ditemi qua sotto se vi piace anche voi Jurassic Park e quale delle due versioni preferite, se Super Nintendo o Mega Drive. Ocio, t'ho visto! Ti sarebbe piaciuto tanto, vero? Si scivola al volo! E mi cura, attenzione! Sì, ha un modo tutto suo di scendere. Poi è bellissimo perché prende danno, si accascia, poi torna su, si accorge di prendere danno e si accascia di nuovo. Ocio, ocio! Ma t'ho visto tutta la vita, t'ho visto. Ah, ok, con cerchio succhiamo l'arma, figo, figo. No, perché effettivamente sto prendendo tante. Posso sparare anche dall'alto, non so se. Ah, però ovviamente il diagonale era troppo esagerato per il Mega Drive. Ocio, che è qua? Un trampolino. E qua mi faccio male, quindi. Spaccati! Ah, devo andare su, pardon, perché sembra più, tra virgolette, realistico che. Oppla là, e allora ci siamo! Non me l'aspettavo che fosse così. Ma non tieni un cazzo, eh! T'ho visto, t'ho preso. Beh, l'ho mitragliato di tutto. No, no, mi fa. Minchia, si attacca proprio! Figo, figo! Poi perché gli passa attraverso e poi quando sono sotto è solido? E faccio. Game over? Ma come game over? Ma che cazzo vuol dire? Ci stiamo partendo un po' male, perché, cioè, una certa. C'è vuoto e niente. Comunque i comandi sono abbastanza reattivi, ci fai un attimo l'abitudine perché ovviamente ha la sua età, però è tutto giocabilissimo. Mi sono un po' schiantato, ma non importa. T'ho visto. Cioè devo continuare a premere quadrato, ma no, no, neanche premendo quadrato, cioè. Ma dopo un po' va giù, ma perché questo non tiene le corde? E questo non va giù. Ah, ok. Boh, ok, ci siamo. Oh, allora siamo d'accordo. Salvo. Stavolta t'ho visto. E adesso ridiamo però. Perché io qua mica ho capito! Ah, basta fare così. Ah, minchia, catapulta! Non ti morire, bastardo, non ti morire. Bravo! Però devi stare giù. Ok, bravo, così. Dai che ci siamo. Minchia, poi che si schianti di nuovo, No, ci siamo, non importa. Vado via, vado via, vado via. Salve! Bella sta roba qua. Addirittura! Ma che Tarzan qua diventa! Sì, però poi tieni un po' troppo, Ciccio. Perché non penso faccia catapulta. Ha più senso che si aggrappa così, ma non si aggrappa. Lo stronzo qua che mi dà un fastidio che manca poco, ma non si aggrappa. E io provo a discendere, purtroppo. Provo a che questo muoia. No, per fortuna no. Minchia. Magari me ne vado. Mi schianto male. No, ci è arrivato, incredibile. Qua ti puoi fidare del gioco. Salve. T'ho preso. Le granate! Madonna, è fortissimo! Deficita un po' col salto, però. Cioè, fa un salto strano perché. Ah, bravo, bravo! In tutto ciò non so dove sto andando, ma. Si spera. Che cazzo c'è qua sotto? Vado via! Sì, però ciccio! Cioè, devi mettermi checkpoint! Cioè, so che ci sono perché con la password si risolve tutto, però. Ah, ma lui è tranquillo, ditelo subito, le cose che si scoprono. Ah, t'ho preso! Voglio. No, non l'avevo visto! Escole, abbattuto. Oplala! Dai che ci siamo, dai che siamo al buono. Stegliane qua non li ho mica capito.
Comunque, ogni volta è tutto un caso. Che cosa fai? Cosa fai, maledetto? Devi salire di là, ma perché mi fai questo? Comunque, però, mica li piglia le scivolate qua. Guarda com'è sensibile le scivolate, non si controlla più. Adesso. No, guarda, non passa. Devo scendere, non c'è niente da fare. Scendiamo, che ti devo... Però mi fa ritornare su. Ma scusami, ma... io ho paura che questo qua poi mi si schianta verso l'infinito e oltre. Cioè, sta scivolata l'hanno fatto un po' così, se posso dire. C'è veramente in balia del mondo quando scivola. Non ci puoi fare niente. Meno male che il livello ha tanti piani. Però dopo un po' uno... Non so se scenderà ancora, perché... Può essere che... No, per fortuna è andato tutto bene. Guarda che merda per una curvetta del genere. Che cazzo fa? Basta che ti decidi. Dai, però non rientra. Ma dai, non rientra mai più. È la fine, non rientra mai più. Perché io lo so che bisogna andare a destra, però guarda quanti ostacoli mi devi mettere nella mia vita, guarda. Oh, ma è uguale al pezzo di prima, ma scusami. Niente, la caduta massima, non riesco mai a raggiungerla. Ma non è incredibile questa cosa qua. Andiamo per cortesia verso destra. Ecco, ecco. Forse adesso c'è un passaggio. Oh! Ok, però, cioè, mi dai un sentiero fino a qua e poi cosa facciamo? Ci grattiamo, cioè, non posso fare niente. Fidati del gioco, eccolo, salve, me ne vado. Di nuovo qua, ma porca di quella miseria. Però vuol dire che fino adesso ci ho giocato bene, però non... A parte che sto qua si mimetizza tanto. Ah, già che mi one-shottano. Cadi quella merda, che stronzi che sono. Comunque... Ho sbagliato pulsante, ma ho sbagliato pulsante, madonna. Sto gioco è un continuo morire, io non capisco il senso, ma perché è un continuo morire? Non... boh. Perché l'idea sarebbe anche interessante se solo risolvessero questa cosa di sto gameplay, ma perché? Ma per quale arcano motivo deve avere queste stranezze invalidanti? Cioè, di base l'idea di base è buona, no? Il problema sono solo queste cose qua che... Sono poche, ma sono fondamentali quasi, direi, no? Io vorrei fidarmi, ma tanto so che poi non ci arriva. Io faccio tanta fatica per niente. E sto qua non ci arriva, guarda, eh. Non ci arriva. L'ho detto. Siamo sempre qua. Io non so... Cioè, non... ti fa venire qua, però se non ti puoi arrivarci... Cioè, c'è delle cose tutte... Beh, il tricerato è sempre amico mio se non gli sparo. Però se si muove è un problema. E quindi ecco, il problema più che altro sta solo lì, cioè, ma cazzo. Ocio, forse siamo al buono. Eh sì, perché qua sotto mi sa che c'è il dinosauro. E no, non puoi farmi questo. No, ma perché? Perché muoli? Perché? Che io lo so che se scendo ancora muoio. C'è il dinosauro che mi segna la fine del mondo. Ma di nuovo lui, Ocio, sì. Vabbè, game over. Casualmente io arrivavo in un punto dove però dovevo arrivarci al contrario, perché c'era tutta una scia. Però non fa come Sonic, e quindi tu non puoi comunque recuperare questa cosa qua, e quindi la curva non te lo fa rimbalzare sulla piattaforma come uno potrebbe aspettarsi. E no, hai sbagliato, e mo no, quella piattaforma non la pigli più. Per quelle situazioni, come avete visto, proprio che boh, tutto bloccato. Perché poi in realtà io sarei anche arrivato al punto giusto, perché mi sono fatto poi tutta la giungla, tutto quello che è, non lo so. E però c'è un muro. Ma come c'è un muro? Devo andare avanti. Boh. Vi ringrazio molto per la visione. Vi ricordo, pulite la descrizione, che è pieno di cose fighissime. E ciao, mi sto guardando.